questa terra di cui ti parlo, una perla rara dove consumare, e come dici mi canto corti, ma ci fascine, ti meglio no, in un diritta si sciarriaro, e chi lo sa la cincia sia, e lo c'era pura, ti li guarirà. Sonna notte, carraccio fuori, mi chiamo decadenza, non la posso accettare, sia venita e del liberare, e sogno pronto e mi faccio passare. Sei terra lavori e di pizza rara, lui sembra dalla morte, liberati di stava razza, e ti sono usato. Eccoci, siamo pronti? Possiamo andare? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi avete lasciato il fax alla signorina che vota per noi? Grazie. Il voto si cerca sempre. No, ce la facciamo. Certo che ce la facciamo. Cambierà tutto. Cambierà tutto finalmente, anche qui. Lasciamo il facsimile. Un candidato deve cercare sempre il voto, giusto? Solo per gli diamo confidenza. Grazie, buon lavoro. Allora, ecco qua. Ora andiamo alla RAI, dove ci aspettano per il nostro spazio. Stanotte, notte brava, però come ho scritto, non ho l'età, è inutile. Siamo stati fino alle 3, credo, a discutere con un po' i nostri candidati antisostenitori. Dove eravamo stamattina? La gintoneria, veramente un locale simpatico. Poi c'era il maestro, il barman, che ha messo alla prova la mia resistenza, mi ha fatto assaggiare con 5 tipi di cocktail, perché gli devo dare la valutazione. La gintoneria, veramente un locale simpatico, gentile anche i gestori. Ma d'altronde, sentendo anche quelle che sono le dichiarazioni che ieri il buon Schifani ha rilasciato a Catania, guardate che c'è veramente da rabbrividire. Vedete, cosa vedete che è successo ieri? Ieri è stato lanciato un messaggio chiaro a Micichè, il quale è sempre più in difficoltà, no? Perché? Perché ieri Schifani ha detto definitivamente che
il buon l'assessore, vi leggo testualmente, l'assessore eccolo qua, l'assessore alla sanità, il prossimo assessore alla sanità sarà comunque Ruggero Razza, e dice questo il buon Schifani. Ora si comincia a guardare la botta, perché ora è successa un'altra cosa di cui parliamo. Lui a Catania ieri dice, in questo convegno dove sono stati chiamati tutti gli uomini e donne che ruotano attorno alla sanità, con Bolla Rocca e con Barbera, che hanno mandato messaggi da giorni per cercare di riempire la sala, però mi dicevano che la sala purtroppo intanto hanno preso quella piccola e poi non era manco piena. Quindi questo ovviamente mette in evidenza che la gioiosa macchina da guerra comincia a scricchiolare, no? E ieri pomeriggio in contemporanea è uscita un'altra novità di cui ora vi parlo. E lui ieri, Schifani a Catania, cosa dice? E se sarò eletto, la prima persona che chiamerò sarai tu, Ruggero, per comprendere meglio ed avere un quadro sui temi del PNRR, una scommessa che non possiamo perdere. Vi immaginate Micci che quando ha letto questa dichiarazione? Certo, Schifani, siete colleghi voi intanto con Ruggero Razza, perché credo che dell'operato anche di Razza, della sanità di Razza, si potrebbero prendere un po' gli atti del processo che lo vedono imputato, e che in questo momento portano anche ad indicare, pensate un po', il prossimo assessore alla sanità, che è indicato per porcherie che lui ha combinato nella sanità. È qualcosa di realmente allucinante, scrivete, è vero, è allucinante, ma d'altronde mi direte, sono in buona compagnia, sì, perché ci troviamo con un presidente della regione imputato nel processo politica, mafia, massoneria deviata e di tutto e di più, processo montante, ora sarà il processo anche montante bis, e d'altronde che cosa poteva anche individuare il buon Schifani? Deve individuare colleghi intanto di processo, no? E quindi non fa ormai scandalo che l'assessore alla sanità attuale è imputato in un processo riguardante le porcherie che lui e i suoi sodali ha fatto nella sanità, che siano porcherie non ci sono dubbi, se poi hanno rilevanza di natura penale, ovviamente questo non compete a noi stabilirlo, compete alla magistratura stabilirlo. Fatto sta che dobbiamo ricordare che gli elementi che comunque riguardano questo processo di Razza, per il quale io mi costituirò parte civile, l'ho detto, sono tutta una serie di aspetti riguardanti la falsificazione dei dati, dei posti letto forniti al Ministero della Salute, era tutta la fase dove si spalmavano i morti come la Nutella per non rappresentare quello che era successo in Sicilia e che io avevo denunciato, c'è una sanità che era saltata a cospetto di una disorganizzazione complessiva. Vi ricordate la famosa fisarmonica di cui si parlava allora, no? Mi ricordo nelle riunioni Ruggero Razza dice: noi abbiamo la strategia fisarmonica, apriamo e chiudiamo, apriamo e chiudiamo, tipo il mantice della fisarmonica. Peccato però che intanto c'erano i costi fissi degli affitti, della locazione, delle attrezzature, poi mancava il personale e di conseguenza ci trovavano con i posti letto farlocchi, perché questo è il processo a Razza, attenzione. Stiamo parlando esattamente di quelle intercettazioni ambientali dove tutto lo staff di Razza era anche concentrato a studiare il modo per mettere il bavaglio al sindaco di Messina, cioè io, perché avevo scoperchiato i loro altarini e mi trovavo solo allora a combattere non solo contro la Lamorgese, ma anche contro un sistema sanitario farlocco che veniva rappresentato in modo anche farlocco al Ministero della Sanità. E sono sempre quelle carte dove tale Ferdinando Croce, capo vicario del vice capo di gabinetto o
vicario di razza, si vantava, era felice, faceva un sospiro di sollievo quando si liberavano le terapie intensive, non perché la gente guariva, ma perché moriva. E il termine allora utilizzato era sempre quello. Oggi ne scudolammo 3, domani ne scudolammo 8. Ecco, queste persone vanno condannate dal Tribunale della Storia, intanto per questo. Il Tribunale Penale non ci riguarda e non mi riguarda, ma questa è gente che moralmente fa schifo, politicamente fa schifo, perché sono esattamente quel cerchio magico di presuntuosi che hanno fatto affari politici con la sanità e dovremmo continuare a fare politici, a far fare affari politici con la sanità. E allora i siciliani devono sapere che già Schifani ha scelto il suo prossimo assessore alla sanità. E a quanto pare una caratteristica degli assessori di Schifani è a essere imputati almeno in un processo. Essere imputati almeno in un processo. Questa è la caratteristica. D'altronde lui è l'esempio. E il 26 c'ha anche, guardate, l'udienza che prosegue per quanto riguarda il processo di mafia politica nell'ambito del processo Montante Bis, che ora continuerà perché anche le linee difensive di Schifani sono crollate. E allora oggi i siciliani devono fare una valutazione complessiva in quale mani vogliono mettere la Sicilia. E ieri devo dire che è scoppiato il panico ieri pomeriggio, perché pare, io ovviamente non ho il sondaggio, né se l'avessi lo potrei mai diffondere perché è vietato, che è uscito un altro sondaggio fatto, perché il centrodestra fa sondaggi ogni tre giorni per vedere l'andamento, quantomeno in termini presuntivi, del voto dei siciliani, com'è. E si basano su quello, a differenza nostra che noi ci basiamo intanto girando le piazze, facendo iniziative come quelle di oggi, come vedete un'altra grande giornata di impegni. Loro cosa fanno? Loro fanno dei sondaggi ogni tre giorni. Il sondaggio di ieri pomeriggio pare che abbia dato ormai quasi una sorta di testa a testa tra me e Schifani. La forbice che era negli ultimi sondaggi diffusi di 6-7 punti tra me e Schifani, con la risultanza di ieri, rilevazioni fatte a due giorni fa, sono la forbice di appena 1-3 punti percentuali. Questo che cosa significa? Significa che ciò che hanno ipotizzato gli analisti dei sondaggi, cioè che noi abbiamo una capacità in questo momento di recupero grazie a voi, grazie al lavoro che state facendo, e lo si vede anche in questo andamento, ovviamente, di cui è un indizio, attenzione, perché ho sempre detto non mi baso sui sondaggi. D'altronde abbiamo già toccato 310 comuni, stiamo andando avanti, andremo avanti fino a quando è possibile fare campagna elettorale, quindi fino a venerdì a mezzanotte, venerdì 23. Perché? Perché ovviamente non ci basiamo sui sondaggi. E non solo, ma eventualmente, vi dico con tutto il cuore, la vittoria è ancora più bella con un voto in più rispetto a quello che si poteva ipotizzare. Quindi logico che la linea è questa qui. E allora si è accorciata, gli analisti cosa hanno detto? De Luca, il popolo di De Luca, tutti i sostenitori hanno una capacità incredibile di recuperare almeno 0,75, quasi 1% al giorno. Effettivamente si sta verificando, perché se a distanza di 5-6 giorni noi abbiamo già ridotto di altri 3 punti la distanza tra noi e Schifani, significa che sabato, ed ecco qua l'altra notizia, sabato sera avranno, sempre il centrodestra, le risultanze di un altro, dell'ulteriore sondaggio. È previsto sabato sera che addirittura ci possa essere già
nelle previsioni, nelle intenzioni, nei sondaggi, il superamento da parte nostra su Schifani. E quindi il lavoro che voi state facendo, lo dico ai candidati, alle candidate, a tutti voi, lo dico anche ai comitati elettorali mobili, anzi chiamateci comunque, chiamateci, perché ci siamo. Noi abbiamo una capacità di recupero pazzesca ed è quello che oggi non fa dormire in questo momento anche il buon Micichè. Andiamo avanti così. Io non voglio più Ruggero Razza alla sanità, io non voglio più la banda Bassotti politica, io non voglio più la cupola politica mafiosa. Basta. Abbiamo avuto la capacità di arrivare a questo punto, ora la spallata finale e ci siamo. È scoppiato il panico. È importante ancora di più che seguiate le mie indicazioni in questi 10 giorni. Lo ribadisco, noi abbiamo la necessità di continuare a sostenere la nostra lista Orgoglio Siculo in tutta la Sicilia. Perché? Perché anche da questo punto di vista sono confermati dei dati che la lista di Cuffaro non prenderà il 5%, la lista di Lombardo non prenderà il 5% e la Lega è in bilico. Ma vi rendete conto se anche la Lega non raggiungerà il 5% che cosa significa? Significa che il dato su cui si basava questa armata, questa gioiosa macchina da guerra, è stata distrutta da voi, non da me, da voi. Nell'ambito del centro-sinistra la situazione è lo stesso. 100 passi che non prenderà il 5%, ovviamente Armao è inutile che scodinzola, non c'è completamente. Ed è importante che noi recuperiamo Orgoglio Siculo e vi dico onestamente, ci vuole l'ultimo sforzo, anche perché i candidati stanno facendo un bel lavoro e le candidate, e vi ringrazio perché avete avuto quello spirito necessario anche in questi casi di fronte a un incidente di percorso che non ci ha consentito di presentare la lista a Palermo come Orgoglio Siculo. Allora seguite le mie indicazioni come avete fatto finora, vedete, seguendo me noi riusciremo veramente a dargli una spallata finale, a una spallata conclusiva. Ed è importante questo, guardate, mi salutano. Grazie, non vorrei fare un incidente di percorso. Capite? Seguitemi. Io ho in testa già numeri, strategia, lo state vedendo che è quella vincente, perché se siamo qui a far tremare tutti i santuari siciliani di destra, di centro, di sinistra, è perché abbiamo indovinato la strategia e voi siete stati magnifici, fantastici. Ora dovete andare avanti su questa indicazione. Cateno De Luca vi chiede di votare la lista Orgoglio Siculo in tutta la Sicilia, tranne Palermo perché non c'è. E a Palermo vi chiede di votare Sicilia Vera. La nostra ammiraglia principale, Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, ormai sta volando oltre il 25%. Ecco perché i numeri sono incredibili. Perché è stata brandizzata e la lista principale vola di suo e sono contento. Noi ora dobbiamo sorreggere e portare a 5% Orgoglio Siculo, perché significa conquistare almeno altri 3-4 seggi che diversamente non conquisteremmo, e questo è importante alla luce di tutte le liste degli altri candidati a presidente che non conseguiranno il 5%. Ecco perché bisogna ora spingere su Orgoglio Siculo, e spingere su Sicilia Vera a Palermo. Questo è il quadro che io vi consegno. Ovviamente do per scontato che state votando tutti per Camera e Senato il progetto De Luca Sindaco d'Italia. Noi già siamo oltre 20 anche lì. E io vi dico sempre, almeno un siciliano su 3 mi dia fiducia, ci dia fiducia sul progetto De Luca Sindaco d'Italia, perché significa far saltare tutto il banco nazionale ed è questo che li sta facendo preoccupare. Io ora sono arrivato alla RAI, vi saluto, vi raccomando, forza!
Stasera ci vedremo a patti, lo dico a tutti i nostri sostenitori, vi aspetto. Avremo una serie di iniziative, avete visto il nostro programma. Vi raccomando, ormai ci siamo. Sostegno totale ad Orgoglio Sicolo in tutta la Sicilia, tranne Palermo. A Palermo sostegno totale a Sicilia Vera. E ormai battiamo ovunque, porta per porta, per il progetto De Luca Sindaco d'Italia, per Camera e Senato. Vi adoro!